Noi di Libera Cittadinanza penso che dobbiamo ringraziare quello che ha ideato, quel signore che è Stretto Patanè, una persona eccezionale che ha fatto politica da quando aveva i calzoni corti, ma non per fare una carriera politica, ma ha visto la politica come una dimensione del cittadino. E tutti quelli che hanno collaborato con lui, Sebastiano Ambra è il presidente. Grazie. Tenuto in vita su quella tavola, perché non ha lasciato la tavola? Cosa l'ha trattenuto? Perché che cosa pensavo quando ero sopra la tavola? Prima voleva lasciare, dicevo di morire, di più presto morire, poi sempre baziava e ho preso la tavola e così mi sono incoraggiato. Ma un ricordo, un viso, un genitore, una mamma, qualcosa che... Io quel momento non ricordavo niente. Non pensavo. Pensava solo da morire. Pensava solo a morire. Ok. Grazie. Vedete come si riesce a stare fuori dalla retorica. Fuori da ogni retorica. Questo è un grande insegnamento. La verità. Io volevo solo morire, immaginate voi con una massa d'acqua nel Mar Ionio, 20 anni e 3 mesi, difficilmente riesci a pensare a qualcosa, però la tavola, forse la tavola è più che un pensiero, è una realtà. E bene, si è capito che cosa ha mantenuto in vita il signor Antonino Corbaia, forse il compagno. Lui ha mantenuto se stesso in vita salvando il compagno, guardate la relazione particolare, no? E l'altro si è salvato perché lui in fondo ha trovato nell'altro una possibilità di sopravvivere, incoraggiandolo a sopravvivere, e sono diventati una sola persona senza rendersi conto. C'era un certo Tonio Francesco che era dormiva assieme nel mio protone, era Quindi c'era qualche altro superstite oltre, quindi sì, su quella tavola eravate cinque. Erano in cinque. Poi alla fine eravamo, sì. C'è una domanda, ecco, la domanda, quella ci penso io. Ha visto anche lei? Io non dice, nei campi di concentramento, ha visto anche ebrei? C'erano ebrei, compagni ebrei con lei? No. Allora vi spiego anche, posso spiegare perché non c'erano ebrei? No, nei campi di concentramento erano solo italiani. Sì. E c'erano tutti 12 di coso. Insomma, questi 12 quando venivano in bombardamento avevano un sotterraneo sotto scala e dice che la caccia non dobbiamo mettere sotto la scala perché si devono mettere loro. Quindi i prepotenti questi 12 non erano simpatici, ho capito. Comunque un motivo per cui non ci fossero allora ebrei è intanto che i campi di concentramento che lui ha visitato, quindi ha vissuto, erano più campi di concentramento di ex militari, di prigionieri di guerra, mentre invece i civili ebrei erano già da tempo stati trasportati verso il nord Europa. Era difficile trovare
prigionieri ebrei da una parte del sud Europa verso la Jugoslavia, era difficilissimo. Era difficile. Anzi, quelle vie erano state utilizzate per i transfughi ebrei che andavano poi successivamente, se avrebbero raggiunto Israele successivamente. Quindi gli ebrei purtroppo già erano per buona parte, li avevano già fatti fuori nei campi di concentramento, Mauthausen, Auschwitz, Dachau, eccetera. Ecco perché il signor Antonio Corbai non ne ha incontrati. No, no, no. Ci sono altre domande? Lei voleva fare una domanda? Sì. Vuoi una caramella? Le mente le ce l'hai? Le vuoi? Sì, una io sì. Siamo le sono. Una gomma americana. Circa due ore. Grazie. Enzo. No, in nave due. Mentre i suoi compagni venivano uccisi, lei cosa provava dentro? Cioè, cosa la spingeva comunque a continuare a vivere e a salvarsi nonostante magari le persone le morivano davanti? Che faccia? Mentre i suoi compagni venivano uccisi, cioè lei cosa provava nel frattempo in attesa anche del suo turno? No, io mi trovavo in montagna con gli altri e questo non l'ho detto, loro erano 4.000 e noi altri 12.000, per questo poi hanno fatto sbarco, così hanno fuggiato i 9.000, ma quando l'hanno fuggiato noi altri, io ancora mi trovavo sopra quella montagna. E allora viene un ufficiale e dice di mattina verso le 7, ragazzi, alzate bandiera bianca, che ne dovevano prendere quei 3.000, ma no, non era così. Già hanno fatto il sbarco dei 5.000 da ISIS, quindi già hanno fucilato a tutti. Difatti, il primo è stato un capitano e un tenente, che sentiamo questa medaglia. Ma loro si sono da quella parte, e dietro a noi, alle spalle, questa medaglia. Sì. Ma è stato loro che avevano ammazzato un uomo, ho visto, è stato un tenente e un capitano. E poi 20, 50, fra di qua ce n'era uno con gli occhi rotti, sotto un muro, gli altri erano tutti morti. E allora come mi sono passare a noi altri, fratello aiuto, ce n'è andato da bere e l'hanno ammazzato i tedeschi. Io l'ho visto con gli occhi neri. Come girato la tazziera così, lui era là morto e noi anche eravamo morti, proprio con gli occhi neri. C'è altro? Se poi dopo ha rivisto le persone che sono sopravvissute come lei in questa strage. Quelle che sono salvate? Sì. Siete rimasti qui? Certo. Era Massimo, tu. No, sì, l'ha rivisto, l'ha rivisto, sì, certo. Sono stati insieme. Io direi ora, se c'è ancora un'altra domanda, direi ora di liberare il signor Antonino Corbaia, perché penso che abbia sostenuto bene una lunga partita.